Tenendo in considerazione che c'è Londra di sinistro come hot location, oh mio Dio, e tenendo in considerazione che non mi sta girando manco morto un mazzo con il guardiano rosso, ma se pensa a tutto l'oro che ho buttato, ho deciso di optare oggi su di un mazzo che alla fin fine è quel mazzo lì che mi ha permesso di arrivare a Infinite, quindi perché non riproporlo? Ma ovviamente sempre con quelle piccole differenze per non fare la monotonia del mazzo sempre uguale, ok? Ricordatevi di bere sempre acqua e via, buona visione, boys. Ed eccoci qua, diciamo che Londra di sinistro è una location che ti, secondo me è a doppio taglio, nel senso perché come la vedi tu vuoi buttare roba perché dici oh mio Dio io devo fare punti e poi riclughi anche i campi, quindi ricordatevi sempre parsimonia. Ora se vi ricordate il mazzo con cui siamo arrivati a Infinite è esattamente questo qui, ma se volete il mazzo vero e proprio io non mi ricordo che altro c'era, forse Upsummer, ma comunque ve lo lascio sempre qui nelle schede. In questo mazzo sfoggia la capitana e godo di questa cosa perché posso sfoggiare finalmente questa cazzo di variante che è veramente assurda, anche perché l'ho pagata 1200, santo Dio. Mi sembra per una challenge che ho dovuto prendere sta variante. Comunque, mazzo. Abbassa sta mano. Penso che ve lo ricordate un po' tutti quello che è stato l'inizio di questa season con la Angela resettata agli albori, no? Con il trittico delle meraviglie, ovvero Angela, Kitty Pryde ed Elsa Bloodstone. Poi abbiamo sempre il nostro Red Hulk perché, regà, Red Hulk è il vero partecipante di questa season. Cioè, veramente, Baron Zemo, spostati dalle palle. Cioè, io chiedo a voi, ma vi sareste mai aspettati un impatto del genere di Red Hulk? Cioè, sta carriando questa season ormai un po' così, un po' che non si sa che pesci prendere. Nel senso, se voi ci pensate, Red Hulk, è colpa di Red Hulk che si è rigiocato Ela, perché hanno aggiunto lì dentro anche Red Hulk. Che fa un botto di punti. È una spranga. Aspetta, Kitty Pryde e Nightcrawler. Oh, alla fin fine io gli snapperei al tizio. Nel senso, io non credo abbia chissà che cosa per contrastarmi il bar di Luke. Ora, a meno che lui non sia un Silver Surfer con Brood, o a meno che lui non mi trasti la location con altro, con una Magic, con una Storm, alla fin fine noi in un game normalissimo ce lo portiamo a casa il bar di Luke, no? Molto semplicemente. Poi, che ci abbiamo da fare? Io farei la capitana. Anche se no. La capitana la voglio fare di turno 5. Così che sì. Di turno 5 mi sa che è worth la cosa. E Kitty Pryde and... No, aspetta. Tu che cosa giochi lì, frate? Ah, Jubilee. Ah, ok, va bene. Jubilee ci sta sul bar di Lucca, voglia. Una bella giocata. Ovviamente infiniamo da frate. Ovviamente, cazzo. Possiamo ragionare su sta roba, ovvero intanto io Shang te lo faccio e poi chi si è visto e ti faccio anche Nightcrawler qui, così da avere la prio? Sì, te lo posso fare. A Jubilee ancora, tu dici? Vabbè, gli ha scartato anche Ela e noi in qualche modo con Shang siamo pure mezzi coperti. Capito quello che ti voglio dire? Peccato, peccato che abbiamo la prio e quindi non possiamo contrastargli con cose con Shang. Però, alla fin fine, guarda, noi ci abbiamo Kitty Pryde da fare e ci abbiamo la capitana. La capitana mi sa che è molto worse adesso perché diventa una 4-7. Metti che noi non vinciamo qui, in qualche modo la possiamo trastare, no? Vai, proviamola così. Proviamola così che sto curioso, anche perché lui, cioè, alla fin fine può giocare solamente una carta. Una. Come vince lui? Come può vincere? Oh, guarda tu che ho nominato Ela, è subito comparso il mazzo. Cioè, una cosa allucinante. Comunque, questo periodo è dominato da Ela. Ritirati! Ragazzi, credete che pomeriggio ho incontrato uno che giocava Agatha e mi ha snappato al turno 1. Cioè, non so se giocava Agatha, il mazzo con Ela, basico, normale, ma gli ha messo Agatha, ok? Tra l'altro aveva anche la Kibi bellissima perché gliel'ho visto e c'avevo Daredevil. E lui mi ha snappato il primo turno come se fosse convinto di vincere. E stiamo giocando a Infinite, non è che ero nelle conquista sul terreno di prova. Gliene è fregato un cazzo. Beh, comunque, goliardia a parte. Bello Jeff collaboratore di Shuri, sai? Molto bello Jeff. Io non lo so se l'onda di sinistro vuole apparire visto che è una hot location e visto che il mazzo alla fin fine... Può dire la sua anche con l'onda di sinistro. Pensateci alla doppia Elsa già. Cosa può regalare la doppia Elsa? Jeff, dai, Jeff mi va bene. Dai, Jeff sì. Collector, ok, va bene. Ci sta. Ora, Loki, no? Quindi Loki c'ha le mie carte. Loki c'ha le mie carte. Io potrei fare. La K potrei fare. Però forse la K qui è un po' sotto Shang. Quindi non è che mi va molto a genio sta roba, sai? Non mi va molto a genio sta roba. E io vorrei fare anche Angela per essere. Ma io Angela come cazzo la faccio? Devo fare adesso e poi turno 4 che?
Facciamo Elsa, no? Facciamo Elsa qui e poi valutiamo. Poi valutiamo. Ok, va bene. Ci sta. Nick Fury, che mi dai X-Mansion? Dammi roba interessante, per favore. Bella, bella, bella. Ci sta. E a me? Vabbè, poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. E Spider-Man e turno 5, io come la risolvo? Guarda, non posso chiudere le curve. Mi dà fastidio quando non riesco a chiudere. Devo chiudere per forza uno di mana residuo. Oppure a sto punto, fotte sega, perché fai il cap. Stavo per dire il cap, scusatemi, la cap. E che comunque... Ok, Bite. Ok, Cable. Non fa Loki. Non lo fa il Loki. Fa Mantis. Che fa sto pazzo? Che fa sto pazzo scatenato? Ok, c'è la prio perché c'è la prio. Io vorrei fare la Kitty Pryde qui intanto. Che la vorrei fare la Kitty Pryde qui. E poi che ne so, metti uno Spider-Man qui goliardico, frate. Metti uno Spider-Man qui goliardico, sì. Ci sta. Ci abbiamo anche la prima, quindi vediamo se gioca Shang intanto. Kitty Pryde, perfetto, diventa una 6. Sabretooth. Bella sua carta, frate. Ma sta memando. Si è preso Angela. Sta memando, dai. Sta memando. E io Shang così io lo butterei nella mischia, no? E a sto punto farei così. È così. No? Qui rimane a 6. Io vado a 6 e a 6 a 12. Metti che fa il coso. Pareggiamo qui. Metti che fa Shang. L'importante è che qui vinciamo. E diciamo che qui vinciamo alla grande. Io uno snappettino lo farei. Oggi sono arrabbiato. Oggi sono veramente frustrato da Marvel Snap. Perché boh, cioè io devo snappare per forza. Altrimenti mi si scoppia la vena qui nella fronte. Dai, dai, dai. Giochiamo. Anzi, intanto mi abbevero. No. Come fa sto pazzo? Vabbè, frate, scusami, ma non ci hai capito abbastanza nulla di Marvel Snap. Cioè, nel senso che tu mi butti tutte quelle carte lì pensando che io non metto Shang all'interno del mio mazzo. Ma sei pazzo? Cos'è da pazzi, raga? Veramente cosa da pazzi? Oh, mi dite una cosa. Ma secondo voi vanno tenute fuori dalla scatola o dentro? Cioè, secondo me dentro, io le ho sempre viste dentro, quindi fatemi sapere se non ci ho mai capito un cazzo io di ste robe. Non lo so perché mi vengono questi dubbi amletici, devo essere sincero, non lo so perché vengono questi dubbi amletici. Nightcrawler. Sulla White Hot Room comunque ci sta, no? Perché noi in qualche modo siamo più veloci. Un altro. In qualche modo noi siamo più veloci, no? Oddio, frate. Io ci devo... Ci devo. Ci devo. Ci devo pensare. Ci devo pensare a fare sta roba. Ti prego, Spider-Man che prende il collector che va sul mondo assassino. 1-1 parla al centro. Vabbè, non è andata così, però è andato quasi come si era previsto. Vabbè, dopo che abbiamo approvato, che abbiamo fatto una grandissima cazzata, possiamo andare avanti. Adesso giochiamo la cappa, poi turno 5 facciamo Elsa Bloodstone into Silk. Ci prendiamo tutto quello che ci rimane di quel mana maledetto. Angela e Jeff. Ok, va bene. E mi fa piacere questa roba? Sì, mi fa molto piacere questa roba. Potrei fare in Silk e non Kitty Pryde alla fin fine? Perché Kitty Pryde alla fin fine ci fa più 3 di energia. Oddio, però. Oddio. Ma se ci pensi è meglio la Silk. Se ci pensi è meglio la Silk, dai. Se ci pensi è meglio la Silk. Se ci pensi è meglio la Silk. Ho 7 punti, frate. 7 punti, cioè nel senso, con tutto che la Kitty Pryde la posso ritirare. Cazzo, pericolo, terrore. Nei miei occhi c'è solamente terrore. Perché adesso io cosa faccio? Potrei fare questo. Potrei fare questo. Potrei fare questo. È l'unica cosa che mi viene in mente di fare. Però in tutti i modi io qui non vinco. Partiamo da questo presupposto che io qua non vinco. Ok, perché io qua non vinco. E oddio, oppure potrei fare così e così. Se qua io vado a 8 qui con la Silk che si sposta, ma no, forse è troppo. È too much, vero? È too much. E a sto punto farei così, così e così.
Con la Kitty Pryde qui, dai. Con la Kitty Pryde qui te la posso accollare. Anzi, ma perché non provo a fare sta roba? A parte gli scherzi, perché non provo a fare sta roba, dai? Così che la Silk mi va direttamente su Xandar. Cioè, nel senso. Ok, che perdo White Hot Room. Ok, che la perdo. Però, dai, non siamo messi malaccio. Siamo messi malaccio. Ci possiamo permettere di abusare di questa roba. No, mi sa che non vinco. No, frate, non vinco. La più sottovalutata, cazzo, la più sottovalutata ha portato alla vittoria. Ha portato a un qualcosa che ha segnato la storia del mazzo in generale. Guarda che sei bella, frate. Carta più forte del gioco, a mani basse. Kitty Pryde, adesso mi sembra eccessivo farla sull'onda di sinistro, però adesso possiamo in qualche modo collaudare Olimpia. Ok, guarda, io Jeff lo setterei. Posso dire che lo setterei? Posso dire sta roba? Sì, posso dire sta roba. Setterei Jeff. Alla fine sono due carte che si spostano. Poi setterei Elsa. Poi setterei che cosa? No, guarda. Guarda, no. Facciamo Craven. Non facciamo Jeff. Facciamo Craven. Il doppio Craven io lo preferisco alla doppia Angela in queste occasioni. Perché nel senso, se Angela tu la butti sull'onda di sinistro, ok? Qui vai a giocare, qui la buffi. Nell'altra location, pure se ti fa la carta, tu non la buffi. Bella sta roba. Elsa Bloodstone. E Kitty Pryde. Ma, e Kitty Pryde è qui. Per prendere qualcosa. Ok. Gladiator. Dio Shang. Shang era utile. Ma perché Gladiator se... Ah, perfetta sta roba. Perfetta sta roba, frate. Perfetta sta roba di Gladiator che ha fatto, non c'ha senso. Le ha preso le uniche due carte che poteva distruggere su quattro. Un po' too much la roba, eh. Se posso dire, è un po' too much la roba. Comunque, possiamo fare la cap. Possiamo fare la cap, possiamo fare anche Spider-Man se vogliamo in qualche modo fare magie. Oppure. Sì, così si buffa anche Spider-Man, mi piace. Così si buffa anche Spider-Man. Cable, ok? Possiamo dire che lui c'ha sia Gladiator e sia coso Red Hulk del mio mazzo che se l'è pescati con Cable? Sì, possiamo dirla sta roba. Però io l'ho chiuso. Io godo di questa cosa che ti ho chiuso la... T'ho chiuso tutto. Io godo di questa cosa. Ah no, visione ce l'ho io. Visione ce l'ho lui. Si è preso Red Hulk. Ok, va bene. Ti contro snap, coglione di merda. Eccessivo. Sì, un po' eccessivo, un po' eccessivo. Possiamo dirlo che è un po' eccessivo. Lo possiamo dire che è un po' eccessivo, perfetto. Kitty Pryde, visione. Si ritira. Si ritira dopo che mi ha snappato. Si ritira. Diciamo che sei un pochino deficiente, frate. Perdonami il termine. Se tu mi snappi, io ti controsnappo nell'esatto momento e poi ti ritiri subito. Capito? Non funziona sta roba. Permettimi di dissentire. Ora tu, mangiando che? Shwarna. Vabbè. Lele. Red Hulk. Olimpia. Oh, back to back di Olimpia. Come se fosse un otto location. Va bene. Facciamo Angela? Io gradirei che questo fosse Londra di sinistra, sai? Gradirei questa cosa. Ok. Vedila così, poteva andare anche peggio. Vedila così, Londra di sinistro, vedi? No, magari no. Magari no. Sì, non ti preoccupare. Kitty Pryde. E lui farà cosa? Lui farà il Goblin. Lui farà il Goblin adesso. Lui farà il Goblin adesso. Vabbè. Ok, va bene.
Ragioniamola per bene questa, perché questa è un po' tosta. È un po' tossica, oserei dire, non è un po' tossa. E non c'ho Elsa, però. Non c'ho Elsa, io dovrei splittare in qualche modo. Io dovrei splittare in qualche modo le sue giocate. E guarda, facciamo una roba. Facciamo questo. Facciamo così. E facciamo così. Che sto mazzo ci avrà Galactus. Sto mazzo ci avrà Galactus. Quindi gli blocchiamo tutte le location in cui lui può fare Galactus intanto. Poi ragioniamo. A posto. Perfetto. Ora. Peccato che non ci abbiamo cosa. Come si chiama? Allora, Nightcrawler qui intanto. E visione. Ok. Giochiamo visione e poi valutiamo. Bravo, frate. Molto intelligente da parte tua questa mossa. Molto intelligente da parte tua. A posto, perfetto. Ora. C'ha sempre la prio lui. Quindi lui non può fare cannonball. Cioè, nel senso, potrebbe fare cannonball qui. Ok, valutiamo questa roba. Quindi. Io non posso spostare robe. O meglio, posso spostare lui. E basta. Fondamentalmente. 14. E io rimango a 14. Io qui faccio 5, 13, 10. E qui in qualche modo pareggio tutto. Non lo so, trust. Se non fosse che lui c'ha il grande. Se non fosse che lui c'è il Gunner e Dulk, come ce l'ho io. Dovevo fare Shang qui e dovevo accollarmela la roba. Dovevo fare Shang, dai, dovevo fare Shang. Vabbè, tralasciando tutto, alla fin fine la K l'ha caricata la grande, regà. Cioè, alla fin fine di che stiamo parlando? Ha caricato un game intero lei. E alla fin fine, cioè, a me viene anche la voglia di giocare la K in questo mazzo. Perché alla fin fine, negli altri mazzi in cui io avevo provato la K, non mi andava così tanto di provare. Ma qui, quando io ho la K, turno 4, a me viene di giocarla. Perché ti può salvare la partita. Poi stiamo parlando di una Londra di sinistra che è una 4-5, metti 4-7 oppure 4-9 con la doppia Elsa. In qualche modo ti può gestire la giocata. Sono 2-4-9 che si spostano comunque. Se gli astri si allineano come si dovrebbero allineare. Provate il mazzo, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate.